c'è. Avete sentito, ragazzi? Quella vecchia vecchina non c'è. Ma sì. Ai! Salvatore Baccaro è nato a Rocca Mandolfi, in Molise, il 6 maggio 1932. Da giovane ha lasciato il suo paese per trasferirsi a Roma, dove ha lavorato come venditore ambulante di fiori. Nel 1969, mentre esercitava la sua attività nei pressi dei teatri di Posa De Paulis, è stato notato da un produttore cinematografico che lo ha scritturato per un ruolo in un film. Vengo con lei. Non l'hai fatta lì. In effetti è un po' obsoleta, non sarebbe piaciuta nemmeno a Marcullo. Tu sei molto amico di Marcullo. Amicissimi, e lui siamo pure felici. Scommettere il culo sei tu, eh? Spiegami, Gesù, dammi. Baccaro aveva l'acromegalia, una malattia che causa l'ingrandimento delle ossa e dei tessuti, e questo gli conferiva un aspetto fisico particolare, che lo ha reso un caratterista molto richiesto dal cinema italiano. Ha recitato in oltre 80 film, tra cui Se sei vivo spara, 1971, e lo chiamarono Spirito Santo, 1971, Uomo avvisato mezzo ammazzato, 1972, Il grande duello, 1972, Profondo rosso, 1975, Terror, 1976, La bestia in calore, 1977, Il figlioccio del padrino, 1978, Pierino contro tutti, 1980. Ma che sta? Non mi sono piaciuto. Avanti, cammina, credi, cammina. Fai presto, invece se davvero usciamo, passiamo al pronto soccorso. Sì, andiamo al pronto soccorso, andiamo al bar, andiamo al light, andiamo al bar, andiamo. Dove va? Venga. No, grazie, sarà per un'altra volta. Che persona gentile. Andiamo, scendi, vedi che non sei mai. Salvatore Baccaro non si è mai sposato e non ha avuto figli. In un'intervista rilasciata nel 1982, ha dichiarato di aver avuto diverse relazioni sentimentali, ma di non aver mai trovato la donna giusta con cui costruire una famiglia. Ha anche parlato della sua difficoltà a relazionarsi con le donne a causa del suo aspetto fisico particolare. Le donne sono sempre state affascinate da me, ma allo stesso tempo spaventate. A volte mi guardavano come se fossi un mostro. Questo mi ha reso difficile instaurare relazioni durature. Baccaro ha però dichiarato di non avere rimpianti per la sua vita sentimentale. Sono stato felice così. Ho avuto una carriera di successo e ho conosciuto persone meravigliose. Non chiedo altro. L'attore ha avuto una relazione importante con una donna di nome Anna, che ha conosciuto nel 1975. La coppia è rimasta insieme per diversi anni, ma ha poi deciso di separarsi. Baccaro ha sempre mantenuto un rapporto di amicizia con Anna, che lo ha supportato anche negli ultimi anni della sua vita. Io sapevo. Nuove lettere che cominciano con la C. Baccaro è morto a Novara il 13 marzo 1984, all'età di 52 anni,
a causa di un infarto durante un intervento chirurgico alla tiroide. Hai detto, scende, disgrazia! Hai detto bene! La sua interpretazione più celebre è quella del mostro che ruba i peli pubici alle donne nel film La bestia in calore, 1977. Baccaro è stato un attore molto apprezzato dai registi e dai colleghi, che hanno riconosciuto il suo talento e la sua capacità di interpretare ruoli comici e grotteschi con grande intensità. La sua morte è stata un lutto per il cinema italiano, che ha perso un artista originale e versatile.